Oggi vi volevo parlare dell'ordine che ho fatto da un sito polacco che si chiama Lady Makeup e che è arrivato oggi, o meglio, è arrivato ieri. È arrivato ieri, ma non ero in casa quando il postino l'ha portato e per cui mi ha lasciato l'avviso e sono andata a ritirarlo in posta. Allora, vi volevo parlare di questo sito perché l'ho conosciuto grazie a una ragazza qui su YouTube che ne ha parlato e lei ha preso dei prodotti della marca Acuro, i pennelli Acuro, e dei prodotti di un'altra marca che lei diceva essere simile a Essence, più o meno, però forse più carini. Che è la marca Svizzera. Incuriosito insomma dai prezzi bassi di questo sito e dai bellissimi pennelli che lei ha mostrato, ho deciso di fare anche un ordine e vi faccio vedere quello che ho preso. Il sito, appunto, è un sito polacco, però vabbè, con Google Traduttore riuscite bene o male a gestirlo e a capire cosa fare e come fare l'ordine. E tiene diversi marchi interessanti, tra cui appunto Acuro, la Snick, Catrice, Essence e già questi. E infatti io ho preso qualcosina di tutti questi marchi. Allora, in tutto io ho speso 35 euro, le spese di spedizione sono 6 euro e sono fisse. Quindi qualsiasi cosa prendete sono sempre 6 euro, non va a peso, e questa è una grande cosa. E i prezzi sono davvero, davvero molto bassi. Per farmi un esempio, partiamo dalla cosa che più mi ha, diciamo, stupito come prezzo, che è la Sleek. Allora, le palette della Sleek su questo sito non costano 10, 11 come si trova su qualche sito, neanche 9 come su quello ufficiale, ma costano 7, guardate che ve lo dico, 7,70 euro. Quindi un affare, cioè già soltanto con questa io ero contenta, diciamo. Io ho preso la Rosso Special perché era tanto, insomma, che la volevo. Quando ho fatto il mio primo ordine Sleek ho preso la Rexpert e la Ultra Matte Dark, e questa era l'altra, insomma, che mi piaceva insieme alla Storm, per cui diciamo mi sono tolta lo sfizio visto che costava 7 euro e l'ho acquistata. Questa è la sua confezione, all'interno è la numero 658, all'interno come al solito fatta così, con dietro il nome e il numero, e all'interno è fatta così, questa è la cartina con i suoi nomi e questi. Sono i colori che ci sono, bellissimi. Mi piace molto, molto, molto. Sono molto contenta perché questo tipo di colori, sia scuri che naturali, scuri di rosa, tortora, marroncini, così mi piacciono molto. E infatti l'avevo vista e mi piaceva, quindi insomma sono contenta. In più l'ho pagata davvero poco perché comunque 7 euro è il prezzo più basso che ho trovato finora per queste palette. Quindi non vi sto a parlare della Sleek perché ovviamente conoscete, quindi più che altro volevo farvi vedere insomma che costa, su questo sito costano poco, quindi magari fate un ordine cumulativo con qualche amica e insomma conviene sempre di più perché spese fisse e appunto costa poco. Poi ho preso due prodottini Catrice. Ho scoperto da poco la Catrice, cioè ho scoperto da poco, l'ho trovata da poco in un negozio in centro Bergamo. Su siti non l'avevo mai acquistata, però siccome avevo preso questi ombretti qua cremosi che ultimamente mi stanno c'ho la fissa degli ombretti cremosi ultimamente, quindi ne avevo comprato uno, mi era piaciuto e per cui volevo provarne un altro.
E l'ho visto appunto su questo sito e per cui ho acquistato questo, che tra l'altro è il colore che volevo, che in negozio non c'era, e che è lo 070, che si chiama Movie Star. All'interno il colore è questo qui. Molto molto carino. E lo swatch ve l'ho fatto qua. È questo qui. Adesso con la luce sicuramente non renderà molto, poi vi metterò anche una foto. Comunque questo molto luminoso, sembra un po' un tortora con dei riflessi argentati e rosati, molto carino, mi piace. E poi ho voluto prendere un Intensify, gli ombretti praticamente cotti, che si possono usare sia asciutti che bagnati, wet and dry e sharp, c'è scritto. E in realtà è un po' piccolino, me lo aspettavo più grande. Comunque, vabbè, sono 0,8 grammi, mentre questo qui cremoso sono 5 grammi. Questo 18 mesi, questo 12. Questo qui costa 3,63, mentre questo 3,87. Adesso io non so i prezzi originali nel negozio, quali sono di Catrice, però più o meno siamo lì. Questo qui però per costare quasi 4 euro è un pochino piccolino, me lo aspettavo un po' più grande. Il colore però è molto bello, io ho preso la colorazione 050 Lancia Tiffany's, che è, ecco, sapevo, mi sono mangiata lo smalto, che è questo qui, che è molto, molto carino, molto luminoso. Sempre naturale. Ed è questo. Non so che cosa si vedrà perché sono tutti colori chiari, perché è difficile farveli vedere. Comunque sono quei tipi di ombretti che danno subito luce allo sguardo, si possono utilizzare appunto come punto luce, come base, nel senso su tutto l'occhio, poi si va a intensificare la piega. Sono quegli ombretti che vanno sempre bene, nel senso non si sbaglia mai, vanno bene tutti i giorni, sera, giorno, e quindi comunque sono prodotti che si utilizzano spesso, secondo me. Inoltre poi bagnato sicuramente avrà anche un'altra resa più forte, quindi insomma voglio provarlo. Però insomma mi piace, ecco, non mi piace tanto che costi così tanto, sia così piccolo, però il prodotto in sé è molto carino. Poi ho preso di Essence queste mini jar che già avevo acquistato in un altro ordine su Mattinlalia, perché nello scorso video, non so se l'avete visto, comunque ve lo dico, avevo acquistato dei sample di pigmenti da Jade Minerals, che mi sono arrivati nelle bustine e non nelle jar. E siccome odio avere le cose nelle bustine, già che c'ero, ho acquistato queste qua per metterci dentro. Insomma, niente di che, queste costano 1,45 euro, due jar belle grosse. Una appunto mi servirà, perché ne avevo già due, le ho utilizzate, mi manca ancora un ombretto da mettere dentro, quindi metterò uno qua e l'altro, insomma, la tengo per fare qualche mix qualcosa, insomma, vedrò, comunque mi servivano, quindi le ho acquistate. Poi, passando al pezzo forte, ma forte forte, pennello a culo. Cioè, questo pennello è favoloso. È praticamente il pennello più caro e il suo prezzo è 8,20 euro. Su questo sito i pennelli a culo costano davvero poco. Su tutti gli altri hanno dei prezzi non altissimi, però comunque abbastanza, diciamo, alto. Un pennello di questo tipo può venire a costare anche il doppio. Su questo sito l'ho pagato appunto 8,20 euro, quindi è davvero una cosa ottima. È lo 054 ed è praticamente un pennello che va bene sia, vabbè, per le polveri, ma soprattutto per i prodotti liquidi, quindi fondotinta. È di una morbidezza inaudita. Cioè, proprio è morbidissimo. Sembra davvero di accarezzare un animale, praticamente. Fatto così. È bellissimo, morbidissimo.
favoloso, è questo, è bello pesante, è un pennello solido, è un pennello bello, 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 sono contentissima. E poi vi ripeto, 8,20 euro un pennello di questo tipo, secondo me è pochissimo, cioè li vale tutti e anche di più. Quindi sono super super contenta, è davvero di un morbido che non avete idea di quanto è morbido. Bellissimo. Cioè, va bene la sua custodietta, ecco. Ne prenderò sicuramente anche altri perché è davvero ottimo. Per finire ho preso due prodottini della marca appunto Vipera perché mi incuriosiva parecchio. Prezzi erano bassi e ho trovato dei prodottini che mi ispiravano sempre ombretto in crema, che non so in questo periodo c'è la fissa, cioè ho passato la fissa dei blush, la fissa dei rossetti, la fissa dei pigmenti, dei pennelli, adesso c'è quella di ombretto in crema. E ho acquistato questi due prodottini qui, che sono praticamente degli ombretti in crema minerali. Allora, ve li faccio vedere. Questi li ho pagati 2,30 euro, quindi davvero poco, ma sono davvero davvero belli. Il packaging è questo ed è identico agli ombretti agli eyeliner in crema di Mua. Hanno praticamente lo stesso packaging con il pennellino che si toglie da qui. E si può appunto fissare qui e utilizzare. Questa è una colorazione di quelli che ho preso che è matte perché ce n'erano tipo 8 in totale, 4 matte, 4 invece luminosi, brillanti, sheen. Questo è il 302 ed è uno di quelli matte ed è questo colore rosa. L'ho già sbocciato sulla mano qui, ma non so se cosa si vedrà. Provo a rifare. Utilizziamo il pennellino. È un bel rosa, bello, mi piace. Lo userei anche come rossetto. Bello. Non so se vedete, però è davvero davvero carino. E ovviamente ho pensato di utilizzarli come ombretti veri e propri. Se invece non reggono, utilizzarli come base se durano poco. Però devo dire che questi li ho sbocciati prima e hanno già attaccato mica male. Vi faccio vedere, vabbè, questo non si vede, vi faccio vedere soprattutto con quell'altro come è. Perché è luminoso e si nota un po' di più. Anche il packaging comunque è una confezione tutta carina. Però ripeto, l'ho pagato davvero poco perché 2,30 euro. Questo invece è appunto uno di quegli altri ed è il numero 306. Anche qui abbiamo il pennellino. Questo è il colore. Dentro il pennello e lo swatch è questo qui. Vedete? Non so se qua è questo qua luminoso, questo qua in parte quello rosa, questo bello, bellissimo. E ho notato che è asciugato e io faccio così e da lì vedete? Idem anche questo. Cioè, il bello, secondo me, di questi tipi di ombretti è che durano tanto e devono durare tanto, ovviamente. E niente, mi piacciono molto e quindi se durano, adesso qua mi sembra di sì, comunque poi li proverò bene sull'occhio e tutto. Se durano le utilizzerò proprio come ombretti veri e propri, se no come base, se no proverò a utilizzarle come eyeliner, a utilizzarli come
punti luce particolari, insomma, mi piacciono molto e non vedo l'ora di utilizzarli. E niente, vi ho fatto vedere tutto, quindi ripeto, palette sleek 7,70 euro, pennello Acuro 8,20 euro, ombretto Catrice in crema 3,63 euro, ombretto Intensify sempre di Catrice 3,87 euro, 1,45 euro, 2 giare vuote di Essence e 2 ombretti in crema Viperac di 2,30 euro. Spese di spedizione 6 euro. E questo insomma è il mio ordine. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito. Ci ho messo più o meno una settimana. Sì, allora io l'ordine l'ho fatto il 20, sì, il 20 febbraio. Oggi è l'1 marzo. Quindi insomma più o meno ci ho messo una settimana se togliamo i giorni, insomma i sabato e domenica. Sono molto soddisfatta, sono molto contenta, penso che rifarò un altro ordine da questo sito, provando altre cosette di questa marca Vipera che mi ha incuriosito parecchio, prendendo sicuramente altri pennelli e prendendo magari anche un'altra palette magari, visto che anche la Storm mi piaceva e la sdocchiavo da un po', mi tolgo lo sfizio e mi prendo anche quella. Per ora è tutto, vi mando un bacione, alla prossima, ciao ciao!